sulla web TV della Camera. Chi rivedrà poi questa conferenza stampa in differita, sempre sulla stessa web TV e sui canali del Centro Studi Machiavelli. Oggi siamo qui a discutere, grazie appunto al Centro Studi Machiavelli, in collaborazione con l'onorevole Simone Billi, qui al mio fianco, di Covid-19 e proprietà intellettuale, sospensione per i brevetti sui vaccini, perché, come tutti avrete sicuramente sentito, c'è questo dibattito lanciato dall'amministrazione Biden sull'eventuale appunto sospensione dei brevetti che riguardano i vaccini contro la Covid-19. Ci sono qui a discutere di questo tema il dottor Lorenzo Tolleri, direttore trasferimento tecnologico presso GSK Vaccines, che è questa società farmaceutica britannica che ha anche degli importanti centri qui in Italia, centri di ricerca, di produzione nei pressi di Siena. L'onorevole Simone Billi, deputato nonché consulente in brevetti, e l'avvocato Mattia Dalla Costa, presidente dell'ES Italia, Licensing Executives Society, e avvocato italo-tedesco. Partiamo subito con il dottor Lorenzo Tolleri, che ci spiegherà qualcosa sulla produzione dei vaccini, quindi come funziona questa produzione. Prego, dottore. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Intanto volevo ringraziare l'onorevole Billi per avermi dato l'opportunità di essere qui a parlarvi appunto della produzione dei vaccini, un argomento abbastanza di voga oggigiorno, e cercherò di farlo in maniera il più semplice possibile, quindi mi scuso anticipatamente con gli addetti lavori e i tecnici per alcune estreme semplificazioni che farò. Ovviamente non si può che non partire dalla pandemia. La pandemia Covid-19 è stata per molti versi una tempesta perfetta. Ha creato problemi su tutti i fronti, politico, ovviamente dal punto di vista della salute di molte persone, sociale. E se c'è una cosa dove il Covid ha generato una svolta, una rivoluzione epocale, è proprio il settore dei vaccini. Qui si vede una copertina del Time che parla di Vaccine Revolution. Tant'è che io dico che da questo momento, dal coronavirus, si può parlare di un avanti coronavirus e di un dopo coronavirus. 14 mesi dopo il coronavirus, qual è il bilancio dell'attività nel settore vaccini? Da una persona che lavora in questo settore da quasi 20 anni posso dire che è un risultato incredibile. Se mi avessero mostrato questi numeri un anno fa o 2 anni fa avrei riso abbondantemente. E qui potete vedere intanto che ci sono già 15 vaccini approvati in 14 mesi. Ce ne sono 119 che sono in varie fasi di sviluppo e ci sono più di 300 studi clinici per questi vaccini che sono in via di sviluppo. Un'altra cosa da notare è che non è solo la questione di averli approvati, ma anche prodotti su scale impensabili in tempi così brevi. E ad oggi si parla di già 1,5 miliardi di dosi che sono state distribuite nel mondo. Certamente non sono sufficienti, certamente si può fare di più, ma è anche certo che aver raggiunto questo obiettivo in 14 mesi è una cosa veramente unica e sicuramente una storia di successo. Una cosa che la pandemia ha portato sulla bocca di tutti, ovviamente, è i vaccini, sono i vaccini, parlare dei vaccini. Mai come adesso mi capita di sentire persone ad ogni livello e di ogni tipo parlare di vaccini. È una cosa che più o meno tutti abbiamo imparato a sentire, che ci sono diverse piattaforme vaccinali. E per parlare delle diverse piattaforme vaccinali, di come queste piattaforme vaccinali vengono prodotte, vi voglio fare prima un piccolo riepilogo di biologia, rapidissimo. Questo è il dogma centrale della biologia. Si parte dal genoma, dal DNA. Come siamo fatti è scritto nel DNA. Il DNA viene trascritto nell'RNA, che è diventato famoso in questo periodo. E l'RNA è una sorta di fotocopia di alcune parti del DNA, e ci sono in questa fotocopia le istruzioni per produrre quelle che sono le piccole centrali che sono alla base dei processi biologici dei vari organismi viventi, le proteine.
Vi dico questo perché le proteine sono gli antigeni, cioè sono quei target che noi vogliamo presentare al sistema immunitario per scatenare una risposta immunitaria efficace. Quindi le proteine sono quei componenti, molte volte, dei virus contro i quali noi vogliamo creare una risposta immunitaria. Quindi adesso andiamo a vedere quali sono queste piattaforme vaccinali. Sicuramente le avete già sentite. Si dividono in quattro classi. Partiamo intanto da in alto a sinistra, vedete che c'è una esemplificazione, una schematizzazione del virus del coronavirus. Il coronavirus ha questa struttura a corona, vedete, e sulla superficie ci sono questi spike, questi spilli, che sono proprio la proteina S, che è alla base di tutti i vaccini contro il coronavirus. Quindi, come le diverse piattaforme vaccinali cercano di presentare questa proteina spike in modi differenti al sistema immunitario. Si può o purificare la proteina o presentarla in una struttura più complessa, come hanno fatto Novavax e come sta facendo Sanofi in collaborazione con GSK. Si può usare l'RNA, che come avete visto è un precursore della proteina, quindi l'RNA entra nelle cellule dell'organismo, viene tradotto, forma la proteina S e il sistema immunitario riconosce la proteina S e crea una risposta immunitaria. Questo è l'approccio, lo sapete immagino tutti, di Moderna e di Pfizer e ha dimostrato di essere molto efficace. Altrettanto efficace ha dimostrato di essere anche il vaccino di AstraZeneca, di Sputnik e di Johnson & Johnson, lo Sputnik e Johnson & Johnson, che hanno utilizzato questa piattaforma dei vettori virali, cioè si prende un virus, un altro virus, per esempio l'adenovirus, gli si modifica geneticamente per fargli esprimere poi alla fine la stessa proteina S. Quindi è un modo diverso di presentare la stessa proteina S all'organismo. E poi ci sono i vaccini più tradizionali, quelli che hanno sviluppato per esempio in India e molte aziende cinesi, che è basato sui virus interi, che possono essere inattivati o vivi. Correntemente la via più battuta su questa piattaforma è quella dell'inattivato. Quindi queste piattaforme richiedono diversi processi produttivi. Ora, per farvi un esempio, richiamo qui il processo produttivo schematizzato del vaccino dell'influenza. Il vaccino dell'influenza è un vaccino che ormai ha molti anni, 60 anni penso, il vaccino della influenza originariamente è stato prodotto e viene ancora prodotto, perché è una tecnologia che viene ancora utilizzata ai nostri giorni, facendo replicare il virus nelle cellule dell'embrione dell'uovo. Quindi si inietta il virus nelle cellule dell'embrione dell'uovo, il virus si replica in queste cellule, poi l'embrione viene risucchiato e si estrae il virus e da questo poi si inattiva e poi si fa il vaccino. Quindi questo è un modo di fare il vaccino dell'influenza. Un altro modo, che è quello un pochino più moderno, è quello di non ricorrere alle uova e all'embrione di pollo, ma comunque a cellule viventi adattate nelle quali il virus dell'influenza si può replicare, e di nuovo queste cellule vengono cresciute in grandi fermentatori, il virus viene poi purificato e si fa inattivato e si fa il vaccino. Questo ovviamente è il vaccino dell'influenza. Ci sono molti modi per fare anche il vaccino del Covid. Ora non voglio andare nei dettagli di ciascuno, però qui ho riportato il processo schematizzato del vaccino Moderna, del vaccino Novavax e del vaccino Johnson & Johnson, quindi sono piattaforme diverse. E quello che voglio richiamare la vostra attenzione è sul fatto che tutti i vaccini, tutte le piattaforme vaccinali hanno un passaggio in organismi viventi. Cioè, per produrre quelle proteine che poi servono come antigene per fare il vaccino, si deve passare da cellule di vario tipo, quindi organismi o entità viventi, che come tale sono difficilmente controllabili quando si pensa a un processo industriale. Vi dico questo perché voglio sottolineare un elemento importante nelle valutazioni nel contesto dell'argomento di oggi, del brevetto o dei brevetti sui vaccini, perché il vaccino è un preparato biologico che differisce dai farmaci tradizionali. Qui ho riportato, per esempio, sulla sinistra la formula dell'aspirina, l'acido acetilsalicilico, e l'aspirina è un classico farmaco tradizionale che diciamo, si basa su una sintesi chimica che è ripetibile facilmente nei laboratori diversi.
Ma altra cosa invece sono i biologici, quelli che vengono chiamati farmaci biologici. Qui ho riportato alcuni esempi, c'è l'insulina, l'eritropoietina e l'anticorpo. Gli anticorpi sono venuti anche alla ribalta ultimamente perché ci sono anche terapie contro il Covid a base di anticorpi monoclonali. E la proteina S di cui vi parlavo prima. Come vedete, qui è una slide in scala, si tratta di molecole di dimensioni ben diverse. E i biologici, per essere prodotti, come vi dicevo prima, hanno bisogno di sistemi cellulari viventi, cellule viventi. Quindi c'è una maggiore variabilità, che dipende dal tipo di cellule che viene usato, quindi un vaccino fatto nelle cellule, quelle che vi ho fatto vedere prima dell'influenza di Next Generation rispetto a quelle dell'uovo, sono cellule diverse e quindi anche i prodotti che ne derivano sono diversi. Queste cellule non sono disponibili sempre commercialmente e vengono cresciute clonalmente, che significa la stessa cellula progenitrice viene replicata per fare il vaccino, quindi è sempre quella nella stessa azienda, non è che si può andare a comprare a giro. Quindi questa è una differenza sostanziale tra i farmaci biologici e i farmaci tradizionali. Ve lo dico perché per i farmaci biologici, soprattutto per i vaccini, per i farmaci biologici è una discussione a parte perché ci sono dei biosimilari, ma per i vaccini non esistono generici o come si chiamano biosimilari. Qui ho fatto l'esempio, riferendomi a prima, dell'aspirina C, un brevetto del 1899, quindi un po' di tempo, i brevetti generalmente danno una copertura, un'esclusività per 20 anni, e qui ho riportato alcuni esempi di farmaci generici che sono venuti dopo la scadenza del brevetto dell'aspirina. Per i vaccini, e qui ho riportato un brand di un vaccino influenzale che è stato fatto diversi anni fa, quindi siamo ben oltre la durata normale di un brevetto, eppure ancora non esiste nessun generico. Perché non esiste nessun generico? Il brevetto non era un impedimento perché è scaduto. Il problema è quello che cercavo di indicarvi prima, sono processi biologici alla base della produzione dei vaccini e quindi non è tanto la formula dell'antigene, di quella proteina che conta, ma è come viene fatta. Quindi quello che caratterizza il vaccino è il suo processo e il processo di produzione di un vaccino è un processo altamente caratterizzante e variabile, che ovviamente deve essere controllato con dei criteri ben precisi dalla ditta produttrice. Per farvi un ulteriore esempio della difficoltà di produrre un vaccino, quindi vi voglio anche illustrare questo step, che è di passare da una cultura di laboratorio, quindi quando effettivamente si crescono le cellule per il concetto dell'antigene, quindi qui nella prima fase, nella fase di ricerca, è dove potenzialmente si depositano le domande di brevetto, quindi è dove avviene l'invenzione, quindi il brevetto molte volte copre questa fase, che non è la fase industriale. Però per passare dal laboratorio al processo industriale consolidato, la via è molto lunga e complicata. Quindi non è come uno slogan di una pubblicità famosa, non è come lo fai tu ma più in grande. In realtà ci vuole, per passare dalla scala del laboratorio al processo industriale, una serie di conoscenze che sono, non stanno scritte, non sono codificate, sono quelle che vengono definite in gergo il know-how. Il know-how è una cosa che viene acquisita negli anni e tramandata negli anni all'interno delle aziende che hanno poi sviluppato questo processo industriale. E il processo industriale poi deve essere ovviamente anche validato e approvato dagli enti regolatori. Quindi, per ricapitolare, spero di avervi, anche se con una rapida carrellata, fatto capire che produrre vaccini che siano sicuri, efficaci e di qualità, perché ricordiamoci, i vaccini sono dei farmaci che si danno a persone sane e le persone hanno tutto l'interesse a voler rimanere sane, quindi c'è scarsissima tolleranza per qualsiasi tipo di effetto collaterale e quindi si vuole, e gli enti regolatori assolutamente chiedono alle aziende produttrici sicurezza, efficacia e qualità, e queste sono cose
difficili da acquisire e mantenere nel tempo, anche per le industrie che lo fanno da tanto tempo. Quindi ci vuole personale e strumentazione altamente specializzati. Per specializzare un tecnico in un sito di produzione ci possono volere dai 6 mesi a un anno. È un settore altamente regolamentato, vi ho detto, pensate all'FDA, all'AIFA, ci sono, per far sì che questi vaccini siano sicuri, efficaci e fatti con criteri di qualità ai massimi livelli, ci sono dei controlli molto severi e stringenti su ogni step del processo produttivo. Certe volte ci sono decine, si arriva anche a 100 controlli per il singolo step in dipendenza della complessità, e questi controlli di per sé sono anche difficili da mettere a punto. Ci sono lunghi tempi di produzione, si deve produrre 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, certe volte, soprattutto in pandemia. E anche un alto numero di componenti, perché non scordatevi, questi vaccini, con tutte le cellule, i nutrienti che servono per crescere le cellule, i macchinari, eccetera, eccetera, e sono certe volte anche più di 100 componenti, devono essere approvvigionati, immaginatevi, per miliardi di dosi di vaccino, il network di approvvigionamento è immenso e deve essere anche gestito. E queste cose si imparano nel tempo e non stanno sicuramente scritte nei brevetti, e fanno parte di quel know-how che vi dicevo prima. Qui ho fatto un esempio per provare a spiegare ulteriormente che cos'è il know-how, e ho un po' in qualche maniera messo in parallelo l'approvazione FDA o EMA per quello che riguarda la qualità, no? I processi di qualità di produzione, quelle che vengono chiamate le buone pratiche di fabbricazione, con l'ottenere le 3 stelle Michelin. Per le 3 stelle Michelin ovviamente non serve solo una buona ricetta, ci vuole l'esperienza, molte volte pluriennale, di un bravo chef e anche un team, e poi ci sono degli ispettori che valuteranno tutta una serie di criteri. Ora è chiaro, io ho fatto un esempio, e quindi come ottenere le 3 stelle Michelin ha molto a che fare con il know-how, con l'esperienza, i trucchi del mestiere, per cui io l'ho portato come esempio. È chiaro che sono due piani completamente diversi. Se lo chef sbaglia un piatto, avrà un cliente insoddisfatto, perderà una stella. Se si sbaglia un vaccino, ci può andare di mezzo la vita di qualcuno. Quindi sono cose su piani diversi, ma le ho usate per farvi capire un po' il concetto di know-how. Quindi che cosa si fa? Nel processo produttivo la parte più complicata riguarda proprio il principio attivo, l'antigene, quello che vi dicevo prima, quello che il sistema immunitario deve riconoscere per montare una risposta immune efficace. Ed è quello che più delle volte viene brevettato. Però nel processo produttivo c'è anche, e questo, la produzione del principio attivo dell'antigene è quella chiamata la primaria. Poi c'è tutta quella fase, che è chiamata del secondario, che ha a che fare con l'infialamento e la finitura, che sono cose che non sempre si brevettano e sono più alla portata di altre aziende. Qui è dove un po' si sovrappongono anche la produzione di farmaci tradizionali con la produzione di altri farmaci. Vi dico questo perché effettivamente, nonostante la difficoltà del produrre dei vaccini in così larga scala, le aziende che fanno vaccini hanno fatto tutta una serie di accordi, e si parla ormai di più di 200 accordi volontari, che hanno portato a quel 1,5 miliardi di dosi già adesso, ma che verosimilmente, se tutto va secondo i piani, potrebbero portare a una produzione di 14 miliardi e mezzo di vaccini alla fine di quest'anno, secondo la stima dell'UNICEF. Secondo una stima riportata da Farmindustria si parla di 11 miliardi, quindi comunque sufficienti dosi per immunizzare tutti gli adulti del pianeta. E quindi a me non sembra che comunque questo sforzo sia, diciamo, molte cose devono essere fatte, ma se si facilita l'esecuzione di questi accordi e l'incremento di questi accordi, si arriva in tempi relativamente brevi comunque a una portata di fuoco di vaccini che dovrebbe soddisfare il globo. Volevo fare un ultimo commento sulla complessità di produrre un vaccino,
Io personalmente ho assistito e assisto, mi occupo di trasferimento tecnologico, al trasferimento di processi produttivi e posso dirvi che il trasferimento di un processo produttivo all'interno della stessa azienda, quindi dove non ci sono problemi di know-how o di trasferire know-how, non ci sono problemi di brevetti perché si parla della stessa azienda, da un sito produttivo, mettiamo in Italia, un sito produttivo in Germania, ha richiesto 2 anni. Quindi se si sta pensando al trasferimento tecnologico tramite cessione di brevetto come una soluzione rapida, posso dire che è una cosa forse più complicata di così. E questo ovviamente riguarda soprattutto la produzione primaria, quindi il principio attivo, quella complessa. Questa è la mia ultima slide e volevo solo dirvi che anche i più grandi, quelli che fanno questo mestiere da tanto tempo, proprio perché i processi biologici sono difficili da controllare e di ripetere, hanno problemi. E vedete che vaccini tipo Johnson & Johnson, grande azienda farmaceutica, Pfizer, hanno avuto tutti i problemi di produzione e sono all'ordine del giorno. E quindi, ripeto, è un lavoro molto difficile che va fatto con molta cautela e attenzione ed esperienza. E con questo restituisco la parola. Bene, grazie mille, dottor Tolleri, che ci ha spiegato con grande chiarezza come funziona la produzione dei vaccini e quindi gli aspetti tecnologici anche che sono a essa connessi. Adesso con Simone Billi ci spostiamo invece sulla questione dei brevetti e quindi sarà lui a illuminarci su alcuni aspetti relativi a questa che è la questione centrale per il nostro incontro odierno. Prego, onorevole Billi. Grazie, anch'io ringrazio il Centro Studi Machiavelli, nella persona oggi che fa da moderatore il dottor Scalea, ringrazio anche il dottor Tolleri. Vediamo adesso quali sono in particolare i diritti di proprietà industriali rilevanti per i vaccini contro il Covid-19. Innanzitutto indichiamo i brevetti che proteggono l'innovazione tecnologica relativa ad un vaccino, come ad esempio, come diceva prima il dottor Tolleri, la formulazione, l'adiuvante, gli eccipienti, il principio attivo, il procedimento biologico, il sistema di somministrazione, ad esempio le siringhe innovative, gli spray nasali, eccetera. E vediamo molto in breve quali sono i requisiti di brevettabilità. L'invenzione, innanzitutto, deve essere nuova e deve prevedere attività inventiva. Quindi un'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica, mentre è inventiva se non è ovvia ad un tecnico medio esperto del settore. In sostanza, pertanto, in parole povere, possiamo dire che un'invenzione brevettabile è una nuova soluzione ad un problema tecnico. Ulteriori requisiti per la brevettabilità di un'invenzione sono l'industrialità e la liceità, meno rilevanti per la questione di oggi. Quindi abbiamo i segreti industriali, che proteggono il know-how relativo ad un vaccino, come ad esempio i vari accorgimenti tecnologici per lo sviluppo e la sua produzione, i risultati clinici, le composizioni di sostanze, anche la lista di fornitori può essere un segreto industriale. Infatti, la legge prevede che oggetto di un segreto industriale possa essere una qualsiasi informazione, sia tecnica che commerciale, che debba essere mantenuta segreta. L'azienda deve mettere in campo tutte le misure possibili per mantenerla segreta e deve avere un valore economico in quanto segreta. Inoltre vi sono i marchi, che invece proteggono il nome commerciale di un vaccino. Attenzione, non proteggono l'aspetto tecnico, ma possono collegare il nome commerciale ad un particolare produttore, rendendo chiara per l'utilizzatore l'origine del vaccino, che è un'informazione molto importante sul mercato. È un diritto del consumatore sapere da chi compra e cosa compra. Vi sono poi ulteriori diritti di proprietà industriale, ad esempio il copyright, il design, i modelli di utilità, che proteggono aspetti diversi di un prodotto e sono meno rilevanti dal punto di vista della protezione tecnologica per un vaccino. Quindi non li trattiamo oggi per brevità. E vediamo in breve qual è la funzione del sistema brevettuale.
La sua funzione è quella di stimolare e incoraggiare la ricerca e lo sviluppo tecnologico, cosa che viene realizzata proteggendo l'innovazione tecnologica in modo da fornire un vantaggio competitivo all'azienda che investe in ricerca e in sviluppo ed offrire al tempo stesso un beneficio alla collettività attraverso la pubblicazione dell'invenzione. In questo modo si crea un circolo virtuoso di innovazione tecnologica. E dicevamo che l'invenzione viene pubblicata. Sì, perché un brevetto viene pubblicato dopo 18 mesi dalla data di deposito. Quindi le domande di brevetto pubblicate oggi sono quelle depositate prima del novembre del 2019. Però è possibile richiedere anche una pubblicazione anticipata di una domanda di brevetto per avere una protezione provvisoria il più velocemente possibile. Da una prima ricerca sulla banca dati SpaceNet ho rintracciato 3.433 singoli brevetti pubblicati che contengono nel testo la parola Covid, di cui 2.000 nel 2020 e già 1.430 nel 2021. In breve, da una veloce analisi, possiamo dire che su questi brevetti rintracciati, possiamo dire che il 56% è stato pubblicato in Cina, l'11% è stato pubblicato come brevetto internazionale e il 10% pubblicato negli Stati Uniti, e così via. Pertanto, brevetti e segreti industriali di un vaccino contro il Covid-19. Esemplificando al massimo quello che ci ha detto il dottor Tolleri prima, posso indicare come nella fase di produzione di un vaccino, che consiste in una prima fase di sviluppo in laboratorio, quindi una fase di approvazione da parte delle autorità regolatrici come l'EMA o la Food and Drug Administration americana, che prevede una fase 1 in cui vengono coinvolti un centinaio di soggetti per i test, una successiva fase 2 con qualche migliaio di soggetti ed una seguente fase 3 con qualche decina di migliaia di soggetti. Inoltre c'è un'ulteriore fase per il processo di industrializzazione su larga scala, come ci diceva prima il dottor Tolleri, che in genere avviene in parallelo, iniziando circa alla fase 2 del processo di approvazione e terminando circa quando l'authority approva l'immissione in commercio del vaccino. Durante l'industrializzazione vengono approntate tutte le tecnologie e i macchinari necessari a realizzare il vaccino, che come abbiamo visto prima, in modo molto semplicistico ma forse più chiaro per i non addetti ai lavori, possiamo dire che il vaccino è un prodotto biologico, cioè un prodotto che può essere fatto con materia viva, a differenza dei medicinali che sono prodotti chimici. Pertanto la produzione su larga scala di un prodotto biologico vivo, come un vaccino, risulta particolarmente complessa e ad elevato contenuto tecnologico, come abbiamo visto. Quindi si passa ad una fase di commercializzazione, importante anche dal punto di vista tecnologico, perché il vaccino deve sottostare a specifiche esigenze di conservazione e trattamento, ad esempio temperature controllate, costanti e spesso molto basse. Abbiamo capito quindi che i brevetti sono coinvolti principalmente nella prima fase, quella di sviluppo in laboratorio di un vaccino, per proteggere in particolare la formulazione, l'adiuvante, gli eccipienti, il procedimento biologico ed il principio attivo, il materiale biologico che può essere anche vivente. I brevetti possono essere coinvolti anche nelle successive fasi, ad esempio per proteggere un nuovo macchinario sviluppato per la produzione su larga scala, oppure una nuova tecnologia per una migliore conservazione a freddo durante la commercializzazione, oppure ancora un nuovo sistema per la somministrazione, come si diceva prima, delle siringhe particolari o degli spray nasali. Anche il segreto industriale può essere coinvolto nella prima fase di sviluppo in laboratorio, ma è importante nella fase di approvazione da parte di un'authority per proteggere gli studi ed i dati clinici e nella difficile fase di produzione su larga scala, che per il Covid deve essere effettuata in tempi brevissimi, voglio ricordare, dove il prodotto biologico vivo deve essere replicato milioni di volte con procedimenti altamente tecnologici, come si vedeva prima. Pertanto, già da queste considerazioni, si evince come eventuali licenze o moratorie sui brevetti per la produzione di vaccini
non siano da sole risolutive per approntare la necessaria produzione su larga scala di un vaccino contro il Covid-19 a livello globale. Posso confermare come il trasferimento di know-how tra siti produttivi di una stessa azienda, dislocati in diversi paesi, sia un'operazione estremamente delicata e complessa, come diceva il dottor Tolleri prima. Sono stato responsabile della proprietà industriale di una società che lavora nel settore energy, quindi non in una farmaceutica, e mi sono occupato di trasferimento tecnologico dalla Svizzera in una nuova officina in Vietnam. È un lavoro che è durato ben 2 anni. Anche nel nostro caso è stato un lavoro molto impegnativo e non è stato possibile trasferire tutta la tecnologia, a causa del rischio di perdita del controllo sul processo produttivo e della qualità di produzione. Con questo ho concluso, ringrazio ancora il dottor Scalea, ringrazio il dottor Tolleri e passo la parola. Bene, grazie mille all'onorevole Simone Billi che quindi ci ha introdotto sul tema relativo ai brevetti e ora invito a prendere posto l'avvocato Mattia Dalla Costa, che ricorda ancora il presidente di LES Italia, Licensing Executives Society, con il quale andremo ad approfondire il sistema delle licenze e quindi anche il fondamento del waiver, della diciamo rinuncia al tale brevetti licenze. Prego, avvocato. Grazie mille, ringrazio la Fondazione Machiavelli e l'onorevole Billi dell'invito. Quest'oggi avevo piacere di descrivere quelli che sono gli strumenti giuridici legati alla produzione di un vaccino e diciamo, la piattaforma legislativa all'interno della quale ci muoviamo. Non intendo chiaramente, per il ruolo che ho, affrontare una discussione politica, ma l'auspicio è quello di dare degli elementi tecnici per una valutazione e poi anche politica successiva. A seguito, come si ricordava, della proposta di Biden su un possibile waiver relativo alla tutela IP dei vaccini, si è aperta la discussione su quale sia la strada migliore da percorrere per garantire una maggiore tutela sanitaria a livello globale. Come abbiamo appreso dal dottor Tolleri, i vaccini sono materiali biologici estremamente complessi, la cui fase di produzione coinvolge vari titoli di privativa industriale. Abbiamo i brevetti, abbiamo i know-how, i trade secret, i segreti industriali, e tutti questi titoli di privativa industriale si fondono in un IP sharing di esperienze fra scienziati, consulenti brevettuali, tecnici, manodopera specializzata, che consente alle società farmaceutiche la produzione industriale, assumendosi la garanzia del controllo tecnico e la responsabilità anche su un piano giuridico di quello che producono e vendono. Volevo affrontare assieme a voi quelli che ho individuato come essere i 7 malintesi della discussione che è stata affrontata. Innanzitutto, come primo elemento di riflessione, sembra che esista un unico brevetto per ogni vaccino. Sembra che esista un brevetto per il vaccino Pfizer, un brevetto per il vaccino AstraZeneca e via di seguito. In realtà un vaccino è protetto da un gran numero di brevetti di diversi titolari, a seguito spesso di licenze incrociate, pensiamo al rapporto tra l'americana Pfizer e la tedesca BioNTech, dove gli inventori, che spesso sono laboratori anche universitari o start-up di ricerca, e le società farmaceutiche che si occupano poi dello sviluppo, della produzione industriale e della commercializzazione, cooperano fra di loro. La velocità incredibile con cui sono stati realizzati i vaccini di cui ci occupiamo è stata raggiunta proprio grazie ad anni di ricerca primaria supportata dall'esistenza dei brevetti. Qua c'è una pubblicazione di Feature, non credo che sia molto difficile
scorgerla, dove si vedono tutti gli incroci di licenze tra i vari soggetti coinvolti nella realizzazione del vaccino di Moderna piuttosto che di BioNTech e via di seguito. E qua ancora più complesso è l'incrocio, un dettagliatissimo scambio di trasferimento di tecnologia fra vari soggetti per la realizzazione degli studi sul RNA. Il brevetto, si dice poi anche, un altro errore di valutazione, che sia un ostacolo alla produzione in tutto il mondo, a livello globale. In realtà il brevetto è un monopolio territoriale limitato al territorio specifico, che poi può essere esteso in diversi paesi. Pensiamo, per fare un esempio, nel settore automotive. Se io sono titolare di un brevetto nel settore automotive, non devo necessariamente andare a registrare il mio brevetto anche in Thailandia. Potrò registrarlo negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Cina, in Corea, in Giappone, ovvero nei paesi dove ci sono i maggiori produttori nel settore automotive, e in quel caso avrò di fatto una tutela globale. Quindi il problema, nel caso specifico dei vaccini, è che nei paesi in via di sviluppo spesso non c'è un tema di brevetto presente nel paese, ma il problema è l'esistenza di impianti produttivi all'avanguardia, controlli di qualità e misure di sicurezza che consentano una efficace produzione del vaccino. Terzo malinteso è quello di pensare che i brevetti blocchino l'innovazione tecnologica e la ricerca creando dei monopoli. Al contrario, come ha spiegato anche brillantemente l'onorevole Billi, la ricerca scientifica, protetta anche dai brevetti, ha consentito di trasformare a tempi di record la scoperta e la pubblicazione nel gennaio del 2020 del genoma del virus del Covid in prodotti validati dall'Agenzia del Farmaco e poi anche commercializzati e messi sul mercato. Ma cosa succede? Di fatto, cosa c'è dietro un brevetto? C'è un patto fra lo Stato e l'inventore, dove lo Stato dice: io, inventore, ti do un monopolio per 20 anni a fronte del pagamento di tasse annuali, che fra l'altro poi vengono investite dallo Stato in attività di promozione di start-up e di società che operano anche nel settore della ricerca e dello sviluppo. E viene imposto all'inventore, ce lo dice l'articolo 51 del CPI, del Codice della Proprietà Intellettuale, l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona del ramo possa attuarla. Ne discende pertanto che la descrizione del brevetto consente a terzi lo studio e lo sviluppo di altre ricerche di innovazione da parte di altri inventori, che possono così perfezionare, migliorare l'invenzione e anche elaborare eventualmente soluzioni alternative. Spesso dico a giovani ricercatori: andate a guardare le biblioteche dei brevetti scaduti, perché molto spesso quello che si pensa e si cerca di inventare è già stato realizzato. Quindi questo materiale di brevetti scaduti rappresenta un insieme di conoscenza che può essere molto utile. Altrimenti cosa succede? Se non avessimo la descrizione prevista dal brevetto, ogni azienda terrebbe segrete le proprie informazioni scientifiche senza condividerle, che è la base del fondamento dei segreti commerciali e dei segreti industriali. Però l'esito di queste due strade è completamente diverso. Pensate per esempio al segreto della Coca-Cola. Come forse sapete, fu inventato l'8 maggio del 1986 da un farmacista di Atlanta, Pemberton, e dal 1886 ad oggi sono 135 anni che sussiste il monopolio della ricetta della Coca-Cola. Di fronte, questo è un classico esempio di segreto commerciale, di fronte invece a un monopolio brevettuale che è limitato ai 20 anni. Altro malinteso: si dice basterebbe imporre licenze obbligatorie o espropriare i brevetti
E i problemi dei costi applicati dalle società farmaceutiche dell'accesso ai vaccini sarebbe risolto. Cioè, in primis una valutazione, come dicevamo prima, della motivazione della ricerca, degli investimenti in R&D e via di seguito. In secundis c'è anche una valutazione molto pragmatica di opportunità, cioè un laboratorio, un centro di ricerca che si vede espropriato del proprio brevetto dice va bene, lo accetto una volta, ma la prossima volta, alla prossima variante del vaccino, dovrai trovare qualcuno che si occupa di profondere le proprie ricerche in maniera adeguata. Tertium è una falsa illusione in un certo senso, perché come vedremo subito, le licenze obbligatorie e anche l'esproprio previsto dalla legislazione italiana non sono gratuite, ma prevedono comunque un equo compenso e un'indennità che deve essere riconosciuta al titolare del brevetto che viene espropriato o licenziato in via obbligatoria, o una indennità che sia legata al valore di mercato. L'articolo 70 del CPI ci parla appunto della licenza obbligatoria per mancata attuazione, qualora il titolare del brevetto non abbia attuato l'invenzione brevettata o l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese, ecco che può essere concessa una licenza obbligatoria. Così come anche l'articolo 71 del CPI ci dice la licenza obbligatoria per il brevetto dipendente. Similmente, qualora ci sia un brevetto che dipenda, che non possa essere utilizzato senza pregiudizio di un brevetto precedente, è prevista una licenza obbligatoria. Ma ancora una volta ci dice l'articolo 72 del CPI che deve essere previsto un equo compenso a favore del licenziante. L'articolo 141 del CPI ci poi affronta il tema dell'espropriazione del brevetto da parte dello Stato, come sapete può essere disposta per decreto del Presidente della Repubblica, per ragioni di pubblica utilità, e può essere anche limitato il diritto di uso per i bisogni dello Stato. Ma ancora una volta l'articolo 141 ci dice che l'indennità deve essere compensata da l'espropriazione deve essere compensata da una indennità basata sul valore di mercato. Inoltre, come dicevamo prima, si guarda solo la metà della mela, perché senza il technology transfer del know-how e dei segreti industriali, un'azienda molto probabilmente non riuscirà efficacemente a riprodurre un vaccino su scala industriale. Si dice poi anche che i titolari dei brevetti vogliono mantenere i brevetti per sé. Al contrario, i titolari dei brevetti hanno un interesse a quello che è il licensing in e out, cioè hanno interesse a licenziare out verso l'esterno i brevetti di cui sono titolari, perché in questo modo ricevono delle royalty, e hanno interesse a fare del licensing in da parte di altri titolari di brevetti, ed è proprio il caso di questo prospetto che mostravo prima, per poter sviluppare nuova tecnologia. Ma si pensi in particolare a quell'esempio che ritengo assolutamente degno di nota delle università e dei politecnici italiani, dei centri di ricerca, istituti, associazioni come Netval, che hanno costituito al proprio interno dei TTO, dei Technology Transfer Officer, che si occupano di cercare industrie al quale licenziare o cedere i propri brevetti nell'ottica di finanziare nuova ricerca, di acquisire laboratori, di acquistare anche strumentazioni per i vari dipendenti. Io come professionista ho collaborato a vari rapporti fra industria e università, e alcuni compensi che erano stati presi in considerazione da parte dell'industria non era solo materialmente moneta sonante, ma era anche l'acquisto di attrezzature per laboratori estremamente costosi che altrimenti l'università non avrebbe potuto permettersi. A ciò si aggiungono anche i benefici di immagine nel licenziare, nel cooperare a favore di paesi in difficoltà. Ad esempio, tutti sappiamo che in ottobre dello scorso anno Moderna ha comunicato di rinunciare alle proprie azioni per contraffazione brevettuale in ambito Covid. Quindi c'è comunque un movimento importante in questa direzione. Altra falsa indicazione, a mio avviso,
Basterebbe un atto di imperio che obblighi le case farmaceutiche a licenziare e il problema sarebbe risolto. Se vi fossero semplicemente le licenze obbligatorie o gli espropri, senza la collaborazione dei titolari dei brevetti, anche in ipotesi si riuscisse a riprodurre il vaccino, come ci ha spiegato il dottor Tollari, senza i segreti industriali, che pare essere altamente improbabile, ci sarebbero comunque dei problemi di qualità e di sicurezza per le persone, o potrebbero comunque verosimilmente sorgere dei problemi di qualità e di sicurezza per le persone. Si pensi agli errori di comunicazione che sono stati fatti attorno a quel vaccino che io chiamo Calimero, per ricordare una pubblicità di quando ero piccolo, legato all'AstraZeneca, che anche se approvato dall'EMA e dalle varie autorità mondiali è considerato nella sensibilità popolare di serie B e nessuno lo vuole. Adesso lentamente si stanno rivedendo le posizioni. Se ci fosse un vero problema, immaginate che se ci fosse un vero problema con i vaccini di bassa qualità, realizzati senza adeguati controlli di sicurezza e ci fossero dei decessi su larga scala, ne deriverebbe un crollo della credibilità della politica vaccinale, un crollo delle misure di protezione dei vari stati a livello globale e probabilmente una anarchia operativa difficilmente superabile. Ultima valutazione su questi che possono essere degli errori di valutazione è: senza brevetti tutti sarebbero liberi di produrre i vaccini senza vincoli e costrizioni. Come abbiamo appreso dal dottor Tollari, i vaccini sono materiali biologici complessi, non sono medicinali di derivazione chimica e non ci sono farmaci generici per il momento per i vaccini. Quindi produrre senza vincoli spesso conduce a, o può condurre a produrre senza quelle misure di sicurezza e quei controlli di qualità che normalmente il licenziante impone al licenziatario per proteggere se stesso e i consumatori. Per fare un esempio molto banale nel settore della moda, giusto per capirci, quando Gucci decide di licenziare il proprio marchio ad un produttore di calzature, impone tutta una serie di controlli di qualità sulla realizzazione della calzatura, sull'origine del pellame, sul trattamento dei prodotti chimici nella concia e via di seguito, per arrivare ad un prodotto che sia di alta qualità, dico Gucci ma qualsiasi altra azienda nel settore, e quindi non porre e non creare un danno d'immagine al proprio brand. Nel settore del farmaceutico e nel settore dei vaccini questa attenzione è chiaramente molto più importante, perché produrre senza vincoli molto probabilmente comprometterebbe la garanzia del controllo tecnico e il fatto che esista un soggetto giuridico che si assuma il rischio del controllo, a cui anche, qua lo dico anche da avvocato, poter far causa e poter avere un soggetto che sia solvibile. Il tema è anche proprio della responsabilità su un piano giuridico. Pensate a quei paesi, non tanto quelli continentali o l'Italia, ma che prevedono dei danni punitivi di milioni di euro per anche le società farmaceutiche che dovessero essere responsabili di danni. Quando io la settimana scorsa mi sono comprato il tagliaerba della Bosch, per fare un esempio, per tagliare l'erba di casa, e nell'ipotesi in cui si dovesse staccare la lama del tagliaerba e tagliarmi la gamba, io sono sicuro di avere un soggetto individuato solvibile, che è la Bosch, a cui poter fare causa. Mi chiedo se sarà così facile nel momento in cui dovessimo avere dei vaccini prodotti da X, venduti da Y e rivenduti da Z. È chiaro che quindi, se si dovesse andare in quella direzione, bisognerà imporre dei controlli molto efficaci. Andiamo verso quella che è lo sviluppo delle ultime settimane circa il concetto del waiver. La base fondante del waiver, ossia della rinuncia ad attivare i titoli di proprietà industriale
nel settore dei vaccini legati al Covid, ha la propria base nella dichiarazione di Doha del WTO del novembre del 2001, dove si dice che ogni paese a livello internazionale ha la possibilità di imporre licenze obbligatorie, e l'abbiamo visto anche il nostro CP lo prevede, e quindi per i paesi meno sviluppati si dovrà prevedere una deroga alle sezioni 5 e 7 dei TRIPS. TRIPS sono i Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights, è un accordo nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che prevede la tutela della proprietà industriale a 360 gradi. E questa dichiarazione di Doha dice la sezione 5 che riguarda i brevetti, la sezione 7 che riguarda i segreti commerciali dovranno essere derogati per aiutare i paesi in via di sviluppo nel settore farmaceutico. Allora era il 2001, si parlava in generale del settore farmaceutico. E in effetti, qua molto velocemente, non mi soffermo perché il tempo corre, l'articolo 31 e il 31 bis prevedono appunto le licenze obbligatorie senza l'autorizzazione del titolare. Ecco che il 2 ottobre del 2020, l'anno scorso, Sudafrica e India propongono un IP waiver sulla rinuncia agli effetti dei titoli di proprietà industriale relativamente ai brevetti. E quindi la sezione 3 dice dovrà essere garantito, sto leggendo adesso dall'inglese, scusatemi un po' magari la lentezza, dovrà essere garantito che i brevetti, i disegni industriali, diritto d'autore e protezione dei segreti industriali non creino delle barriere per poter consentire una distribuzione dei prodotti medici, incluso i vaccini. E quindi quello che si deve fare, propongono in questa Sudafrica e India, è un global sharing della tecnologia e del know-how, cioè una condivisione della tecnologia e del know-how. E qui vediamo, ed è questo un po' il problema che negli ultime settimane non è stato colto, non è solo un tema di brevetti e di consentire una licenza obbligatoria o un esproprio sui brevetti, ma va anche affrontato chiaramente lo sharing, la condivisione della tecnologia, del know-how e dei segreti industriali. E l'articolo 12 di questa proposta parla di questo, lo vedete, waiver sulla implementazione e l'applicazione delle disposizioni TRIPS sui brevetti. E questo waiver viene richiesto da India e Sudafrica, dovrà continuare finché non sia stata garantita una vaccinazione a livello globale. Ritengo che sia indicativa la posizione espressa, a mio avviso con grande anche avviso di molti altri, con grande equilibrio della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, secondo cui ci dice la Commissione è aperta alla discussione sulla deroga della proprietà intellettuale, che è un elemento importante, ma questo dice nel breve termine non risolverà i problemi legati alla vaccinazione. Dovremo inoltre considerare, dice von der Leyen, con attenzione il ruolo delle licenze e ciò che è necessario nel breve e nel medio termine è la condivisione, dice von der Leyen, dei vaccini, l'export delle dosi che vengono prodotte e l'investimento importante, l'investimento nell'aumento della produzione. Aggiungo io, è importante anche l'investimento nell'aumento dell'approvvigionamento delle materie prime, perché attualmente questo è un problema sensibile, e del controllo di qualità e della distribuzione nei paesi a basso e medio reddito. Quello che, se vogliamo trarre delle conclusioni da questa valutazione, è che la strada che appare percorribile e quindi l'incentivazione delle licenze volontarie da parte dei titolari dei brevetti per allargare la base della produzione in condizioni di sicurezza e per condividere volontariamente, ossia tramite accordi contrattuali, la relativa tecnologia e i segreti industriali sottostanti. Altrimenti rimarrebbero, molto probabilmente ci sarebbe una licenza obbligatoria del solo brevetto, ma poi rimarrebbero segreti e non trasferiti quelli che sono i segreti commerciali. E l'interesse di una vaccinazione globale riguarda tutti,
e quindi una valutazione anche dei paesi più poveri è senza dubbio importante, perché quando io sono di Padova e ci siamo accorti che il primo persona morta di Covid era di Voe Euganeo, che è un bel paesino nell'entroterra dei Colli Euganei, e che questo era stato causato da due cinesi che erano in vacanza a Voe Euganeo, tutti ci siamo chiesti quella volta ma com'era possibile che a Voe Euganeo, che è un bel paese ma è conosciuto nell'entroterra padovana e non ritenevamo in Cina, invece fosse meta di turisti che hanno poi causato, che hanno contribuito a causare quello che è successo. Quindi il tema di un mondo globale implica delle valutazioni globali. Come sempre, e qua vado alla fine, la soluzione è, a mio avviso, la condivisione delle esigenze e non l'atto di imperio in sé. Che ci sia una condivisione delle esigenze dirette a creare un equo compromesso contrattuale nel quale componenti e soggetti diversi, si suole dire stakeholders, ma preferisco la parola italiana dei soggetti diversi, cioè i laboratori di ricerca, le società farmaceutiche, gli inventori, gli innovatori, lo Stato, l'OMS e anche i comuni cittadini quali consumatori, consenta di raggiungere un effetto sinergico che quindi conduca ad una moltiplicazione di risultati e non a una mera addizione o, ancor peggio, ad una guerra di religione senza esito. Quindi l'invito, spero di aver potuto dare qualche elemento tecnico e legislativo, le valutazioni politiche o di altra natura le lascio a chi vorrà farle, e il mio invito è essere, alla luce di quello che è stato raccontato oggi, pragmatici, strict to the point, e cercare di considerare quelle che sono effettivamente le reali situazioni del caso. Grazie mille. Grazie a lei, avvocato e Rechtsanwalt Mattia Dalla Costa, che assieme al dottor Lorenzo Tollere e all'onorevole Simone Billi ci hanno fornito un quadro molto chiaro anche ai profani e non addetti ai lavori di questo problema, che sicuramente è di per sé molto tecnico. Un ringraziamento all'istituzione della Camera dei Deputati che ci ha ospitati e a coloro che ci hanno seguito o che vedranno questo video successivamente, quale ricordo anche di seguire e abbonarsi ai vari canali del Centro Studi Machiavelli per essere puntualmente informati su future iniziative. Quindi di nuovo grazie e un buon proseguimento a tutti.